Siamo a Rossano, Rossano Calabro, precisamente ci troviamo nell'episcopio dell'arciocesi di Rossano Cariati. Fra poco, fra alcuni istanti, si terrà nella sala riunioni, si terrà una conferenza stampa a cura dell'arcivescovo della diocesi, Monsignor Santo Marcenò. Una conferenza stampa importante, interessante, si parlerà infatti della settima festa dei giovani della diocesi di Rossano Cariati, una manifestazione importante, fortemente voluta dal pastore della chiesa di Rossano Cariati e che serve a dialogare, a creare i veri presupposti di interazione fra la chiesa, quindi fra gli adulti e coloro che saranno i futuri cittadini del domani, cioè i giovani. Sono previste figure importanti all'interno di questa Kermesse 2013, gruppi musicali di carattere nazionale, ma ci saranno anche tante testimonianze. I giovani cioè avranno modo di acquisire delle testimonianze da parte di chi ha effettuato delle conversioni, vere e proprie conversioni. Ma ascoltiamo il Vescovo, Monsignor Marcenò. Prima festa dei giovani, location sempre la città di Rossano, un modo come un altro per chiamare tutti i giovani della diocesi di Rossano Cariati, molto ampia. Quest'anno con un titolo insomma che la racconta un po' tutta, progetta con Dio, abita il futuro, quindi il futuro è già quello che stiamo vivendo. Sì, è la settima festa giovani ed io considero la continuità di questa festa un segno di speranza. Proprio perché nasce dal basso la festa, quindi è un'esigenza di tutti, è una richiesta di tutti, è attesa da tutti ed è costruita, mi verrebbe di dire, da tutti. Dico costruita perché non è tanto una giornata organizzata, non è tanto una festa organizzata, quanto letteralmente edificata, costruita in tutto quello che avviene. La costruzione direi che coinvolge tutta la persona e tutti si sono sentiti coinvolti nella preparazione di questa giornata. È il frutto, ecco, direi, di quell'esigenza che si fa ricerca, di quell'esigenza che si fa intuizione, che si fa lettura della realtà. La festa vuole rispondere alle problematiche della realtà attuale. Quando dico realtà, ovviamente mi riferisco alla realtà sociale, ma anche culturale. Ecco, questa diciamo realtà che vede una cultura in crisi, una cultura che è in crisi e mette in crisi in modo particolare l'umano. Oggi si parla di umanismo e non di umanesimo. E l'umanismo è l'uomo che diventa soggetto e oggetto in modo particolare di una pseudoscienza, di una pseudotecnica che lo vuole fino a se stesso, per cui è un uomo che addirittura pensa di autodeterminarsi e così di determinare il futuro, sulla base non di una coscienza, non di un'anima, quindi non del trascendente, ma esclusivamente, mi verrebbe di dire, della materia. Questo è pericoloso. Ecco, a questa sfida la giornata vuole dare una risposta. Ecco perché il titolo, come lei diceva, è Progetta il futuro partendo da Dio, con Dio. E dire Dio è dire fonte della vita, no? È dire possibilità di vita, è dire certezza di vita, è dire pienezza di vita. Dire Dio è dire futuro, così come dire passato, è dire origine e dire compimento. E questi giovani non hanno capito, ma credo che la cosiddetta secolarizzazione, il secolarismo che progettava addirittura la fine, ecco, della religione, quindi la fine di Dio, si sia dovuto ricredere il secolarismo, ovvero questa, chiamiamola, questa filosofia che poi ha dei riscontri molto pratici e molto concreti, diciamo che non ha raggiunto il suo scopo, tanto che oggi si registra un forte bisogno di trascendenza. Non uso il termine di spiritualità perché insomma siamo in un tempo di grande confusione anche religiosa, se così si può dire, per cui, però certamente di trascendenza, cioè si respira un bisogno di assoluto, appunto Dio,
ed è quello che i giovani vogliono comunicare attraverso la loro vita, la loro testimonianza, ma è quello che i giovani oggi vogliono cercare. E mi auguro che la festa diventi una risposta concreta a questi interrogativi e a questa ricerca. Solo una nota, ha detto un momento di grande confusione, il nuovo Papa Francesco può essere la risposta giusta in questi tempi? Ma io credo che ogni tempo ha il Papa che serve. Evidentemente in questo tempo era necessaria la figura di Francesco. Io credo molto nell'azione dello Spirito e sono convinto che lo Spirito Santo abbia voluto quest'uomo oggi. Personalmente mi sento molto legato, è una figura che ho avuto 3 volte modo di dire, mi prende, mi coinvolge. Direi che diventa stimolo e anche, come dire, verifica in un certo senso, quindi interrogativo della mia vita cristiana e del mio ministero episcopale, perché lì incontro un testimone, quindi incontro ecco, una persona autentica che vive ciò che dice, che è convinto di ciò che annuncia. E credo che oggi ci sia bisogno soprattutto di questo, una fede annunciata ma testimoniata. Lui ama dire, riprendendo quanto Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati, che bisogna evangelizzare sì, ma se è necessario con la parola, cioè la parola usarla laddove è necessario magari esplicitare quello che uno mostra con la vita, non è presunzione. Credo che un'autentica umiltà ci porti, diciamo così, attendere o comunque a mettere dentro l'attenzione verso l'autenticità della vita, dunque verso una testimonianza vera. Ecco perché lui, riprendendo San Francesco, può dire: mi raccomando, ecco, annunciamo Gesù Cristo, facciamolo sì con la bocca, con le parole, perché il Vangelo va annunciato così, ma in modo particolare soprattutto con la vita, perché la vita, la testimonianza convince. Una festa dedicata ai giovani, diamo un messaggio anche ai giovani. Sì, il messaggio è quello di credere nella speranza. Io vedo un clima di grande depressione. Quando dico depressione voglio dire un clima, mi verrebbe di dire, quasi di morte. Cioè i giovani in modo particolare hanno la morte dentro, ce l'hanno perché non vedono futuro. È vero che viviamo in una crisi, oggi si dice strutturale, che sembra impedire la costruzione di un futuro, cioè non ci sono gli elementi per poter dire il futuro ci è assicurato, quindi sembra che oggi non si possa proprio, non ci sia la possibilità di costruire nulla che appunto anticipi e prepari il futuro. Però credo che la speranza possa essere la risposta, cioè se la crisi ci abbatte, se la crisi diventa determinante, diciamo così, in questo processo di morte dell'anima, di morte, diciamo così, ecco, del vigore, dell'entusiasmo, è pericoloso. Dunque alla crisi noi dobbiamo rispondere con la certezza che impegnandoci, lottando, contestando se necessario, denunciando, si possa superare questo momento difficile. Quindi a me viene di così di dire, mi verrebbe proprio di gridare ai giovani: non perdete la speranza. Ecco, se è vero che con Dio noi vogliamo costruire il futuro e possiamo costruirlo, Dio è la nostra speranza e Dio è la certezza, ecco, di questa possibilità, perché Lui è fedele. Dobbiamo affidarci a Lui, ma dobbiamo fidarci anche di noi stessi. Dunque speriamo in Dio e in noi stessi e andiamo avanti. Nonostante le interviste preliminari, ci sarà comunque un'introduzione di Sua Eccellenza l'Arcivescovo, poi abbiamo il responsabile della pastorale giovanile, Don Tome, e Don Pino per il centro vocazione, Don Pasquale che si occupa della logistica. E Don Iapichino. Quindi un aspetto fondamentale, direi, no? Per la realizzazione da un punto di vista pratico, prima di passare la parola a Giuseppe Greco, che è il conduttore e che ci illustrerà un po' la serata artistico-musicale. Io comincio con il ringraziare prima di tutto i collaboratori
pilastri, no, di questa festa. È vero che, come dicevo, la festa nasce dal basso, perché ormai è diventata un'esigenza che coinvolge i giovani, li coinvolge non solo nell'attesa della festa, ma li coinvolge nella preparazione. E la festa si prepara, dicevo, si costruisce anche con l'entusiasmo, con le attese, con i suggerimenti, eccetera. E quindi ecco il grazie a coloro che coordinano questo immenso gruppo di ragazzi, di giovani, di persone. La festa di quest'anno io la sento diversa rispetto alle altre. Cosa voglio dire? Vedo che di anno in anno la festa diventa più matura, cioè è una esperienza che di anno in anno sembra dica di più e dia di più. Non lo so, è una sensazione, e questo ritengo sia un bel segno, perché cioè, l'intenzione non è quella di fare qualcosa, di proporre qualcosa, no? Quindi tanto per fare o tanto per proporre, per far vedere magari che la diocesi o comunque la pastorale giovanile in diocesi lavora, no, è ormai entrata nella vita della comunità diocesana, per cui come una vita, no, cresce, matura, alla stessa maniera la nostra festa. Io questo lo vedo, ecco, nella qualità di quanto viene proposto, lo vedo anche in quelle testimonianze che sempre di più si radicano nell'attuale, cioè nel concreto, no? Nell'oggi, lo vedo anche, come dire, direi quasi nella sensibilità che di tutti, anche degli organizzatori, tra virgolette, tecnici, insomma, che mostrano una sensibilità che fa vedere quanto la festa possa diventare, di fatto lo sia, una risposta a quelli che sono i problemi, gli interrogativi dei giovani di oggi. In questo senso la sento matura, ecco, è ormai una tradizione. Questo, dicevo, apre il cuore del Vescovo alla speranza, lo consola, perché certe tradizioni, quando si consolidano, come dire, rispondono evidentemente a dei bisogni, a delle esigenze. La diocesi aveva bisogno di questo, i giovani hanno bisogno di questo, e allora la tradizione ci conferma, no? Ci conferma in quello che stiamo facendo, cioè quello che stiamo facendo è quello che serve. E la festa di quest'anno ha un tema particolare: progetta con Dio, abita il futuro. Ed è, credo, il cuore di tutto, perché Dio resta il cuore di tutto. Se è vero che al centro resta l'uomo, la persona umana, è soprattutto vero che l'uomo lo si può considerare tale, la persona umana è tale solo se in riferimento a Dio, in riferimento al trascendente. E il trascendente ha un nome: Dio, è il Dio di Gesù Cristo. E accostarsi a Lui significa riscoprire se stessi, perché il Concilio ce lo ricorda: Dio che si fa uomo in qualche modo si unisce ad ogni uomo, si lega ad ogni uomo, quindi Dio è presente in ogni creatura, ed è solo Lui che può gettare luce sul senso dell'uomo. Oggi sembra che, insomma, addirittura la domanda di senso sia scomparsa, cioè non ci si chiede più nemmeno il perché, no? Della vita, il perché dell'esserci, il perché della morte, il perché della sofferenza, eccetera. Questo è pericoloso. Allora solo Dio può gettare luce sulla realtà, ecco, dell'uomo, e credo che oggi ci sia bisogno di Dio. È cercato Dio, che ne dica la cultura che sembra dominare il pensiero, debole per questa cultura confusa, frammentaria, no? E quindi credo che sia un messaggio forte quello che quest'anno verrà lanciato, nel segno della speranza, perché è proprio vero che se si mette Dio al centro, se si riparte da Dio, il futuro è già oggi, è abitato, è un futuro possibile. E allora grazie di cuore, io mi auguro che tutti parteciperanno con grande impegno, con grandi attese.
La giornata deve, ecco, suscitare attese e mi auguro che possa diventare, come dicevo, una bella risposta e che segni un passo in avanti in quel cammino di speranza e verso la speranza che è certezza di farcela, di riuscirci. Allora grazie e poi diamo la parola. Eccellenza, l'arcivescovo faceva riferimento al tema "Progetta con Dio, abita il futuro", che in effetti riprende il tema della 50ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che la Chiesa a livello universale ha celebrato nel mese di aprile. Quindi è anche tradizione di riprendere il tema della giornata per le vocazioni. A questo punto Don Tomi ci illustrerà un po' l'assetto generale. Sì, grazie. Come diceva il padre arcivescovo, la festa è un punto di arrivo di un cammino. L'immagine che mi piace usare in questo momento è l'iceberg. La festa è la punta dell'iceberg di un cammino di tutto l'anno della pastorale generale nella diocesi, con vari appuntamenti che non sto qui ad elencarli, però è un cammino, ma anche un avviamento. Non è la chiusura delle attività pastorali, è l'inizio, anche l'inizio di uno slancio per l'estate, per la pastorale dell'estate. E la festa è pensata a partire ovviamente dal tema "Progetta con Dio, abita il futuro", è strutturata in questa maniera celebrativa, di testimonianza, confronto e di festa, ecco, con i giovani. E inizia, non è soltanto lo spettacolo serale, ma inizia dal mattino, dalle 8:30 con l'accoglienza dei giovani di tutte le parrocchie della nostra arcidiocesi, sono 56, e con il primo momento forte in cattedrale alle ore 10 con la testimonianza di Don Luigi Merola, questo sacerdote di Napoli che renderà la sua testimonianza nella lotta contro la criminalità organizzata. Sì. E sarà un confronto con i giovani e la sua testimonianza. Poi subito un momento forte che è l'adorazione e la celebrazione eucaristica. Per questo è anche la celebrazione e la preghiera che i giovani vogliono vivere in questo clima di festa, perché fa parte di tutto un cammino di formazione umana e spirituale. E un altro appuntamento molto importante dopo il pranzo è il confronto e il feedback dei giovani con Giacomo Celentano, il figlio di Adriano Celentano, che vuole vivere questo momento con i giovani raccontando la sua testimonianza e ascoltando un po' anche la voce dei giovani, le loro domande. E sarà un confronto, un feedback. Finito verso le 16:30 ci spostiamo sullo scalo e avremo 2 ore abbondante, se non 2 ore e mezza, di giochi, di festa con i giovani per le vie dello scalo, sempre nella zona Petra, dove sarà anche poi il concerto alle 20:30. Ecco, sarà un momento sia di confronto e di preghiera, ma anche di festa. In questo sono anche i binari nelle quali ha camminato la pastorale nella nostra arcidiocesi in questo anno pastorale. E conclude dicendo, poi per la serata parlerà Giuseppe Greco, conclude dicendo che è un punto di rilancio per la pastorale dell'estate, perché non finisce qua, ecco, questo mi preme dirlo. E anche una risposta che vogliamo dare ai giovani, insieme, visibile, ma significativa, di festa in questi tempi, come diceva padre arcivescovo, che sembrano difficili, e lo sono, ma per i giovani dobbiamo offrire il meglio, non accontentarci di poco. Ecco, spero e penso e sono certo che sarà veramente una giornata densa, bella e ricca per i nostri giovani. Parlavamo del fatto che si riprende questo tema della giornata delle vocazioni. Don Pino dirige il centro diocesano vocazioni e a tutto tondo nella organizzazione, proprio per quanto una battuta del Don Pino. Sì, ogni anno la giornata della preghiera per le vocazioni
comunicazione per noi coincide proprio con la festa dei giovani. Come diceva l'arcivescovo, la vita abitata da Dio è una vita bella, una vita a cui poi si sente il desiderio di rispondere. E quindi ogni giornata, ogni festa giovani che stiamo vivendo ha anche un aspetto vocazionale fortissimo, perché fa vedere come Dio ama la persona e come l'uomo può rispondere anche all'amore di Dio, in maniera particolare credendoci. Siamo nell'anno della fede, che fa pure da sfondo al tema della giornata, e anche abitando il futuro con una vita pienamente donata. L'arcivescovo sempre raccomanda ai giovani che il senso della vita e anche la bellezza della vita consiste nel donarla. Allora questa giornata è anche questo scopo, cioè questo fine di far capire ai giovani come Dio ci ama e come noi possiamo rispondere all'amore di Dio donando totalmente la nostra vita a servizio soprattutto dei fratelli, dei poveri in particolare. Perfetto, Don Pasquale si occupa della parte logistica e quindi è quello che poi di fatto offre a me questa possibilità. Qualcuno faceva osservazioni, come mai non più allo stadio, ecco, piuttosto che no, nella nuova ubicazione, se ci può dare qualche chiarimento sulla... Dove ci ubichi quest'anno? Nella zona aperta. No, è sempre, cioè, lo spostamento è perché lo stadio è occupato in quanto sempre in coincidenza con la fine del campionato, quindi non si sa mai, non si ha la certezza se lo stadio è libero o non è libero, perché poi ci sono recuperi, playoff, playout e tutto il resto. Allora siamo andati sul sicuro e abbiamo optato per questa soluzione, in quanto il risultato pure dal punto di vista logistico perché la cosa diciamo facilmente raggiungibile anche dalle persone, quindi si sono evitate botte. Gli altri anni per il prossimo non sapremo se ritorneremo allo stadio, dipende un po', è un ubicatore incerto, dipende sempre da Diana, vede, siamo nell'incertezza, oggi pietra, domani sarà marmo, domani sarà granito, sarà paglia, un duburche. Perfetto, la volta di Giuseppe, il conduttore, dice mi sarà sulla musicale. Grazie, intanto... Domino propone il mare, quindi sul mare. Sul mare, vede, sulle barche, una nave. Bene, grazie intanto per l'invito, ma soprattutto volevo ringraziare Monsignor, l'Arcidiocesi e le persone idea. Che... Scusa, una nave, quanta gente va su una nave? Anche 10.000 persone? 4.000, 5.000. Organizzare l'evento sulla nave, il prossimo anno... Non sto scherzando, non prestiamo una nave di chi da di dove vanno 10.000 persone? E beh, se la teniamo ferma, noi che andiamo in giro... Ti immagini una festa giovane sulla nave, Possiamo fare... Non lo so, io mi è venuto, immaginate, cioè, chi? Lo chiediamo come la costa, la costa, come sponsor. Si può chiedere magari come sponsor. Immaginate su una nave, però devono entrare almeno, oggi ci deve essere un sponsor. Ah sì, ma blocchiamo. Chiudiamo la guarda che idea, ubicatore, vedi, mi hai fatto venire quest'idea. Sei un ubicatore. Il mare, quello. Alto mare. Pensiamoci, senti, una già non diventiamo navi. Sempre di più, quasi. Io sogno paccio, andiamo a una storia. Sì. Dai, chiedo scusa se ti ho interrotto. La luce va accolta subito, la lampadina. Si è accesa la lampadina. Grazie. No, ma effettivamente le risate non potevano mancare anche oggi in conferenza, perché organizzare questo evento, Progetta con Dio abita il futuro, per noi è, credeteci, è stato veramente qualcosa di diverso dal solito, perché si sta svolgendo tutto in un'armonia, in una serenità come quella di proprio di questa mattina. Monsignor poi ogni cosa che facciamo ci sta dando veramente dei consigli anche preziosi per cercare di dare questo messaggio abbastanza diretto ai giovani, soprattutto con le testimonianze. Ho avuto il piacere anche di intervistare ultimamente una delle testimonianze che sarà presente, cioè non sarà presente fisicamente, ma sarà con un videomessaggio, che sarà quella del colonnello Ultimo, come tutte le altre testimonianze, la partecipazione anche della casa di reclusione di Rossano, dove porteranno due testimonianze, quindi messaggi forti soprattutto dal punto di vista di reintegrazione sociale, della rieducazione che la casa di reclusione
comunque porta, si prefigge e che comunque porta con noi questo messaggio di anche di speranza ai nostri giovani, al nostro pubblico, un pubblico che posso assicurare che dalle telefonate che stiamo ricevendo non vedono l'ora di ascoltare quello che è il cast artistico, che vi ricordo sarà Giacomo Celentano, che si divide in due parti, la mattina con la parte della testimonianza e la sera con lo spettacolo sul palco. Poi avremo la testimonianza di Antonio Maggio, vincitore del Festival della Canzone Italiana, dell'Aria Giovani, e subito dopo ci sarà il concerto, per non dimenticare l'orchestra che avremo direttamente sul palco, che sarà quella che introdurrà man mano gli ospiti, che sono in cui si sono a band, la band ufficiale di Casa Sanremo, per concludere poi con il concerto degli Zero Assoluto. La prima parte però, da non dimenticare, molto importante, la prima parte proprio rivolta ai più piccoli, ai giovani, con un messaggio di... la musica può nascere, cioè la musica nasce con i bambini, e abbiamo voluto aprire questo concerto con un coro da camera fatto da bambini, che si rivolgerà a tutto il pubblico con un brano del Sultano di Babilonia, per poi concludere, cioè andare avanti con il vincitore del concorso You Can't, e subito dopo aprire con le varie testimonianze, gli interventi. C'è un'immagine di uno con gli occhiali, Giuseppe Greco. Chi è quello? No, quello lì. Un attore, chi è? Però lì non aveva niente da fare, l'abbiamo inserito così. No, è un pacchino, porterà le sedie. Lui. Quello che porta le sedie. Sì, porta le sedie, perché ci saranno anche i posti a sedere, quindi c'è bisogno di una mano. Ecco, e concluderemo con le premiazioni. Monsignor quest'anno vuole premiare, omaggiare tutti gli artisti con una targa che ha realizzato l'orafo crotonese Michele Affidato, e quindi concluderemo anche con questa premiazione. Io non anticiperei nient'altro, perché poi tutto sta a invitare, ci saranno tantissime sorprese, ripeto. Io la luce che se ne va, la corrente che arriva, il microfono che non funziona. Sicuramente Progetta con Dio, Abita il Futuro, è un evento da non perdere, quindi io invito veramente tutti quanti, come ha fatto Monsignore, come sta facendo l'Arcidiocesi, con un lavoro strepitoso di volantinaggio, manifesti dappertutto, vele pubblicitarie, perché è un evento veramente da non perdere. Grazie. Volevo aggiungere che, siccome in coincidenza la Chiesa celebra la giornata delle comunicazioni sociali, provvidenzialmente con il tema che riguarda, no, i social network, quindi questi mezzi, ambiti definiti dal Papa Emerito Benedetto, con i quali i giovani hanno trascorrono gran parte della loro giornata. A tal proposito, sempre per la pastorale giovanile, Don Toma fa qualche precisazione, no? Sullo stato di fatto, no? Della diocesi quando attiene al suo settore in questo ambito. No? Sì, grazie. La pastorale giovanile cerca di abitare i luoghi dove sono i giovani, e uno dei luoghi sono anche i social network, i media. Per questo noi, oltre il sito ufficiale della Pastorale Giovanile, pastoralegiovanile-rossanocariati.it, è presente nel social network come Facebook, Twitter, nei canali di YouTube, blogger, eccetera, per raggiungere quanto più possibile i giovani. E in questi canali, per esempio in questi giorni, è anche lo spot, spot di messaggio che il padre Arcivescovo ha dato a tutti i giovani per la festa, già invitando e motivando, sta girando in tutti i canali e non solo. Per fare una precisazione di quello che dicevo all'inizio, noi vogliamo abitare tutti i luoghi dove sono i giovani. Alla serata artistica canterà un giovane della nostra diocesi che ha vinto il concorso Canoro. Quest'anno noi abbiamo, quest'anno pastorale, da settembre, avviato una selezione di giovani cantanti con canzoni inedite. I giovani cantano La Fede, You Can't, il concorso, proprio per vivere i luoghi, perché i giovani e la musica sono in una sinergia veramente bella. E anche l'ambito dei social network e media cerca la pastorale giovanile di venire incontro e di trovarsi, perché lì sono i giovani, oltre le piazze, la pastorale della piazza, della strada,
Ecco, dove sono i giovani? Noi come Chiesa cerchiamo di essere sempre presenti. Perfetto. Qualche osservazione? No, io osservazioni, avendo nel mio piccolo contribuito alla nascita di questa manifestazione, fino alla quinta edizione, diciamo, che come da... No, giusto una cosa, qui c'è scritto l'incontro con Giacomo Celentano al pomeriggio dove... Sì. San Domenico. San Domenico. Chiesa San Domenico. Chiesa San Domenico. Giusto, insomma, dare qualche spiegazione perché nel manifesto... Sì. Io invece, a proposito del professor Celentano, ho una domanda da fare, perché mentre è molto chiara la figura del colonnello Ultimo e anche la lotta alla criminalità dello stesso sacerdote, chi è? Luigi Merola. Ecco, Giacomo Celentano come figura, che cos'è? Un giovane che si confronta con altri giovani o ha un'esperienza allora? Devo dare informazioni e giustificare la sua presenza. Giacomo Celentano è un artista, secondo me, completo. Un artista completo perché a volte dimentichiamo, a volte in alcuni artisti manca una figura molto importante che è l'umiltà. Un artista che parte dall'umiltà, avendo avuto il coraggio di, diciamo, capire che nella vita si possono fare anche degli errori, degli sbagli, avvicinarsi tantissimo oggi al mondo della Chiesa, della fede. Lui è un ragazzo che viene qui principalmente per domenica mattina, già è qui per andare a messa, e la prima cosa che mi ha detto Giuseppe: io non devo saltare la messa, poi per me arriva tutto il resto, voglio essere con Monsignor, voglio ricevere con lui tutti i giovani e poi cantare. I messaggi che lui dà attraverso le sue canzoni, che sono anche messaggi di fede, canzoni rivolte anche al Signore. Ecco, questo è Giacomo Celentano, figlio di Adriano Celentano. Se posso aggiungere una cosa di informazione, c'è da dire che Giacomo Celentano ha lanciato il messaggio della castità prima del matrimonio. Insieme alla moglie ha vissuto questa esperienza che ha veicolato tra i giovani. Loro sono stati fidanzati per 4 anni e mezzo prima di sposarsi e hanno professato la castità fino al giorno del matrimonio. In più, mi posso fare tutto più. Anche la sottolineatura del fatto che lui ha vissuto la depressione in maniera anche abbastanza seria, e in questo contesto ha maturato la fede nel Signore e poi ha sviluppato insieme con la moglie e famiglia questa vicinanza e soprattutto questa testimonianza dei valori cristiani tra i giovani. Portano avanti questo lavoro da anni. Personalmente io lo seguo da un bel po' di tempo, quindi è una figura... È un convertito, un po' come Claudia Colle, tanto per intenderci, ecco, in quella maniera lì. In un contesto, diciamo, di una famiglia particolare, perché ma lui infatti, si racconterà proprio in questo, la mattina quando sarà con i giovani sarà proprio lui a fare questo racconto. Anche la sera, si porterà una testimonianza diretta. Di questo, se mi è concesso, vorrei ringraziare una persona a me molto cara, che tra l'altro lui cura la regia del nostro evento, che si chiama Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo e patron di tanti altri eventi importanti a carattere non solo regionale ma a carattere nazionale e internazionale, che produce insieme a Pio del Duca questo artista, e che hanno preferito slittare altri impegni per essere presenti qui alla Festa dei Giovani a Rossano. Quindi proprio perché, ecco, come diceva lei, questo messaggio di fede lui lo vuole portare soprattutto dove i primi che organizzano siano persone che portano la fede in primo piano, ecco. Quindi volevo ringraziare semplicemente Vincenzo Sorillo, che poi è lui che insieme alla nostra Gigi Eventi ci ha supportato come gruppo eventi per organizzare. Si falli tu ringraziamenti perché io sì, organizzare sia tu. Lui non ha potuto essere qui perché si trova a Milano insieme a Mauro Marino, che poi sarà anche il conduttore di questa sera. Mauro Marino, se non sbaglio, è Radio Italia. Concorrenza. Mi pare che insomma, appunto, loro faranno il concertone di Milano. Conoscete Mario Marino, lo conoscete? Faranno il concertone di Milano il giorno 12. Lo presenta lui? Sì. Il concertone è domani sera. Giorno 11 e poi si riparte per venire subito il giorno 12 al nostro evento. Comunque, in tema di social network, anche gli Zero Assoluto ci stanno pubblicizzando. Siccome io ho la Spiegami. Su Facebook. Con i Zero Assoluto, Matteo Mafucci. Mafucci, che è uno dei due? Sì, uno dei due. Quello senza cappello.
Ah, e allora? E hanno pubblicizzato la cosa sulla pagina Facebook, sì, sia del gruppo che quella personale, dicendo che saranno a Rossano Festa Giovani, e invitavano i giovani del territorio. Bello. Abbiamo interagito, credo sia seguito sto gruppo, no? Sono sicuro, voglio dire, sono seguiti sti o no? Abbiamo anche interagito, insomma, perché loro non si ricordavano il posto, ora io ho dato indicazioni sulla via. E Antonio Maggio invece, credo che anche lui è giovane. È diverso, diciamo. No, beh, sono due, sì, beh, certo, quelli più. Sì, ma anche Giacomo Celentano credo che sia conosciuto, no? Sì, 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 certo. No, anche Giacomo. Abbiamo fatto un pacco la 05 questa volta. Ma non sono stati loro. Allora, poverini, secondo me non c'entra nulla. No, 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 non c'entra nulla. Ha capito a chi si riferisce. L'hanno messo sulla loro pagina. Sì, no, è sicuro che beh, col Caradassi, no. È la prima volta che ne ho avuto. Giuseppe Greco, poi lo andremo a visitare in paradiso. No, bene, io vado. I fiorellini lì al cimitero, preparati, ti illumini, ti metto. Ma posso aggiungere un'altra cosa? Cioè, abbiamo ricevuto tantissime richieste di poter partecipare anche nel cast degli artisti, persone che volevano dare un loro contributo. E volevo ringraziare anche la banda musicale, l'orchestra di fiati Giacomo Puccini, che si è offerta gratuitamente per l'arcidiocesi, facendo una sfilata, un corteo insieme a Don Tom. Da dove partono i giovani perché fanno questo corteo per arrivare fino al palco, quindi la banda sarà davanti come istituzione per richiamare per richiamare sì dai giusto per non smentirmi. No, la curiosità, cioè è molto facile scegliere in quello che è il panorama nazionale chi possa essere l'artista per attirare i giovani, perché chiaramente bisogna dare anche una risposta in questi tempi, quindi se l'assoluto ma anche chi ha fatto questa esplorazione. Invece per quanto riguarda la scelta delle meditazioni, dei confronti, cioè c'è un percorso che fate ogni anno, come si decide chi, ecco, su quale argomento, comunque quale argomento trattare? In questo caso, vabbè, abbiamo parlato della libertà organizzata e della castità, visto che è uscito così. Sì, guarda, di solito si tiene presente il tema della giornata mondiale delle vocazioni, sì, e quest'anno in particolare l'anno della fede, per cui ecco, ci si lascia ispirare da queste due, dalle tematiche, insomma, dell'anno. Poi si cercano i testimoni in base, ripeto, a queste tematiche. Può capitare che magari, ecco, chi hai pensato non sia disponibile, quindi può anche capitare questo. Infatti noi ci eravamo rivolti ad una suora che è appunto un ex cubista che è diventata eccetera. Sì, esatto. Per esempio non era attinente. No, esatto, per cui voglio dire, alla fine ecco, si cercano i testimoni che possano testimoniare sulla base, o comunque avendo, no, ecco, sullo sfondo queste tematiche. Può capitare, come dicevo, che qualcuno non sia disponibile, per cui tu ne cerchi un altro. Ecco, però solitamente il tema della giornata determina anche la scelta dei testimoni. Ecco, più o meno. Poi ecco, io dico sempre, no, che un testimone, la testimonianza di una persona, ad esempio di un convertito, comunque di qualcuno che vive un'esperienza di vita forte, eccetera, è sempre poliedrica. Per cui, ecco, non ci si aspetta, e non è possibile che sia così, no, che dica o che limiti, insomma, la testimonianza solo, no, ad un aspetto. Ovviamente la testimonianza di vita prende tanti aspetti, ad esempio io non sapevo il fatto della castità, l'ho sentito adesso di Giacomo Celentano, noi l'abbiamo invitato come giovane che ha fatto un percorso, no, di conversione, e che credo abbia da dire molto, sia riguardo alla sua vita personale, sia riguardo anche, no, il suo essere artista, quindi in questo senso. Però ecco, sto scoprendo che, insomma, altri elementi, per cui la testimonianza è sempre un fatto globale, insomma, che prende la vita con tutte le sfaccettature, per cui ecco, sì, magari uno lo interpella pensando ad un tema, pensando che quel testimone possa sviluppare alla luce della propria esperienza un tema, però poi ne vengono fuori tanti altri. Ecco, io credo che alla fine ciò che conta, ecco, è trasmettere quello che si vive, ed è importante
individuare quei testimoni che hanno da dire appunto perché vivono quello che dicono. Questo è importante, la testimonianza è fondamentale, sì. Beh, diciamo che questo evento comunque sta assumendo ormai una proporzione ampia, grande, e perché è un'iniziativa bella, importante sotto ogni punto di vista. Io dico anche sotto l'aspetto puramente, squisitamente sociologico. Penso sia l'unica manifestazione, l'unica kermesse dell'intero territorio a coinvolgere un gran numero di persone ed è ad essere organizzato secondo determinati profili. Una pianificazione completa che consente sì un momento di aggregazione, di interazione, un momento anche di ricreativo, perché è giusto che ci sia, al contempo però anche un momento di formazione, oltre all'aspetto squisitamente religioso, eccetera, però anche culturale, perché consente un accrescimento. Poi grazie a Dio abbiamo Don Tomo, e la partecipazione anche in sociologia, cioè lui ha studiato all'Università Salesiana, è giusto che lo diciamo. Lui è un esperto di pastorale giovanile, ha studiato sociologia, ha studiato psicologia, cioè è veramente, insomma, siamo a livelli alti. Bravo, grazie. Che è veramente, ci dà una grande mano. Non ti vergognare, è la verità, lo devo dire, scusa. Grazie, mi pare che abbiamo concluso, non voglio fare... Grazie a voi.